Nella Nocera volevo invitarlo qui, ringraziarlo per la sua partecipazione, invitarlo per un saluto. Grazie per l'invito. Io ho sempre con la presenza delle donne impegnate su temi importanti. Questo io entrando ho visto, sinceramente non conoscevo questa iniziativa stamattina, però entrando ho visto il manifesto che diceva Mazzodonna. Io direi che sia riduttivo, bisogna essere tutto l'anno interessati per queste ricerche. Io ho partecipato qualche mese fa, ricordo organizzato da Angela Lugano, una manifestazione presso la sala della biblioteca, un tema importante. Non so come sia andato a finire, mi piacerebbe capire come è andato a finire, perché purtroppo i beni extraterritoriali mi trattengono e quindi non riesco a seguire tutto. Però pure con un momento importante, perché si parlava dell'obbligo delle donne, si parlava delle violenze nelle cure domestiche, delle donne che sono costrette a subire perché hanno un tipo di rapporto con il marito o con il convivente difficile e sono costretto a subito perché non ci sono strutture adeguate. Ricordo anche che dissi al signore che era presente a quel convegno che era necessario che il comune aveva deciso delle case di cominciare a dare e finalizzarle all'inizio delle donne divorziate o comunque separate. Non so come sia andata a finire, perché poi se noi facciamo il servizio e non abbiamo un risultato positivo, non ci serve a niente. Per la sera penso che a voi non ci serve. Anche perché io devo riconoscere una competenza. Devo dare un dato però, che le donne delle istituzioni in Campania siamo all'avanguardia rispetto a tutte le altre regioni. In Consiglio regionale ci sono ben 15 donne presenti su 60 consiglieri regionali. E siamo un consiglio regionale con una maggiore presenza di donne, quindi vuol dire che la Campania sta avendo una visibilità rispetto alla regione maggiore. Io vi faccio gli auguri che questi momenti arrivino ad avere dei risultati positivi.